mamma, che lei si definiva mamma di queste creature, di questi bambini, spesso dei cosiddetti nati prima, dei prematuri, all'Annunziata, ha avuto tanti amici nel corso del suo tempo. Il professor Bruno Zamparelli, direttore medico del presidio Annunziata, naturalmente dedichiamo anche il tempo per ricordare, per dirci il suo ricordo di Elena di Torre, naturalmente, perché no, per raccontarci qualche aneddoto. Dottor Carbone, può passare gentilmente il microfono al professor Zamparelli in modo che ci dà la sua testimonianza. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio la vicepresidente e faccio peraltro un complimenti per questa splendida sede che non conoscevo, ma veramente mi ha meravigliato, è bellissima. E devo fare anche gli auguri a Ciro per questa sua avventura. Correttamente non lo dice, lo sappiamo tutti. Sarà un grande successo, noi ci crediamo veramente e aspettiamo, e speriamo veramente che possa per noi diventare un riferimento nel campo della sanità e non solo della sanità. Nicola Mann. Nicola, quando mi ha telefonato per dire che aveva intenzione di scrivere un libro su Elena di Toro, io inizialmente mi chiesi, ma che cos'è che lo muoveva, cosa lo muovesse, e poi ho pensato che c'era qualche cosa più forte che lo muoveva, è quello un po' che accade quando, non so, un uomo, una donna, perde il compagno che muore e comincia a scrivere come necessità per mettere ordine nei ricordi, no? Credo che Nicola abbia cominciato e voluto scrivere questo libro perché ha avuto due grandi dolori, due morti, non una. Una, quella della morte di Elena di Toro, che è una morte, come dire, legata anche all'età, legata alle malattie. E l'altra è quella della morte dell'Annunziata, che forse è ancora più terribile della morte di Elena di Toro, una morte che non trova una logica sua. E lo dico da chi ha fatto il direttore sanitario per 38 anni, non per motivi sentimentali, per me l'Annunziata, sono nato all'Annunziata, tutta la mia famiglia da secoli, da 4 secoli è nata l'Annunziata e ha lavorato nell'Annunziata a vari livelli, quindi non è questo che mi fa dire l'Annunziata non si può chiudere. La verità è che l'Annunziata non si doveva chiudere, perché l'Annunziata non è soltanto un bene prezioso nella storia della sanità campana, ma perché l'Annunziata era una risorsa incredibile per ospedali pediatrici che non crescono per mancanza di spazi. Quindi poteva rappresentare possibilità di grande sviluppo. Gli altri grandi ospedali, il Bambin Gesù, il Gaslini, eccetera, creano gli ospedali nella propria città, creano gli ospedali in Sicilia. Noi chiudiamo un ospedale nella nostra città. Questo per me è assurdo, è uno dei motivi, come dire, che di grandissima amarezza, e credo che questa amarezza sia l'amarezza di Nicola e che sia anche quello che in qualche modo l'ha spinto a ricordare questa figura, che è poi l'Annunziata, perché sono 50 anni di vita all'interno dell'ospedale. Io ho conosciuto Elena di Toro, l'ho conosciuto appena laureato, andai a lavorare con mio padre che dirigeva la medicina all'Annunziata e andai a lavorare nel centro ematologico. E trovai la signorina di Toro. Io molto spesso non sapevo, molti di noi non sanno nemmeno che si chiamava Elena di Toro, perché per molti era la signorina di Toro. Io ricordo che mentre noi medici magari stavamo lì a non far nulla, c'era una voce che diceva: la signorina di Toro. Tutti quanti facevamo finta di lavorare, tutti, medici, primari o che altro. Questo dà il segno forte, e vi parlo del 73. Vi parlo di come era nel 73. Quando sono tornato a fare il direttore, girando ho fatto il direttore in 11 tra ospedali e policlinici, quando sono tornato come ultima tappa all'Annunziata, io ho trovato la signorina di Toro. E ho trovato la stessa signorina di Toro, quella che con la sua autorevolezza, pur essendo in pensione, lo si diceva prima, pur essendo in pensione, faceva in modo che tutti quanti l'ascoltassero. Io dico, questi personaggi come la di Toro, anche come altri, Michela Rizzero, a cui ho voluto bene come la di Toro, e tanti altri che ce ne sono,
hanno dei grandi meriti come dirigenti dell'assistenza infermieristica, soprattutto quello di aver lavorato con autorevolezza in un momento in cui c'erano ospedali estremamente sindacalizzati, dove peraltro la politica aveva immesso persone senza titoli, senza competenze, migliaia di persone in regione Campania. Queste donne, la Di Toro, ha lavorato senza mai, con la schiena dritta, senza mai che qualcuno si permettesse di alzare la voce, mai. Perché? Perché aveva quell'autorevolezza che ne nasceva dalle competenze, quella che oggi è soppiantata purtroppo dall'autorità, cioè dallo strillare perché c'è il padrino politico dietro, perché. Quindi il merito che va riconosciuto, alla Di Toro, oltre a quello di aver dedicato la vita per l'ospedale, ma magari ci sono tante altre persone che hanno dedicato la vita all'ospedale o al proprio lavoro, è proprio quello di averlo fatto e di essere stata una scuola, una grandissima scuola, e credo che abbia lasciato, anche se si è disperso questo patrimonio, che abbia lasciato tra coloro che hanno lavorato con lei, abbia lasciato questo patrimonio di competenze. Io penso, non mi ammetto di dare consigli all'ordine, per carità, però credo che per loro vada fatta qualche cosa, forse vada intitolata, e non parlo adesso solo ho vissuto un'epoca di direttore in cui c'erano 4-5 dirigenti sanitari, direttori di assistenza per me eccezionali, no? Abbiamo parlato di Michela Rizzelli, che è stata presidente di qui, ma una persona incredibile da tutti i punti di vista, che a cui ho voluto veramente un bene incredibile, che forse sono cresciuto con lei. Ma ricordo molti, la Rossi, la Ramon, voglio dire, nomi storici che secondo me vanno tutti ricordati perché siano di esempio agli altri, perché capiscono come anche in un momento di grande difficoltà, di grande sindacalizzazione, come si possa essere, no? Rispettati per la propria autorevolezza. È un insegnamento per tutti, per i giovani soprattutto, questo di ricordarli in ogni momento. Grazie. Noi liberiamo il dottor Carbone, naturalmente le auguriamo un in bocca al lupo per le sue attività, come dire, anche extracurriculari, come ci viene ricordato, e diamo a breve daremo la parola alla dottoressa Rea, padrona di casa, vicepresidente naturalmente dell'ordine, ma prima di dare la parola all'unica donna che vedete qui al tavolo, io dovete permettermi di parlare con la dottoressa anche di questo momento, dove, come vediamo, ci sta un distanziamento che è obbligatorio per legge. Io che le sto parlando metterò la mascherina appena finisco di farle la domanda, lei che parlerà la toglierà. Ecco, lei come evidentemente osservatore privilegiato di questa, della condizione degli infermieri, degli operatori sanitari in genere, negli ospedali, qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione? E mi faccia, se può, se vuole, anche un cenno sul fatto, magari, se ci fosse stata ancora Elena Di Toro, lei come l'avrebbe affrontata, secondo lei come l'avrebbe affrontata questa situazione? La dottoressa Rea. È un momento questo che ci vede chiaramente in prima linea come professionisti sanitari, e credo che Elena Di Toro l'avrebbe affrontata con grande autorevolezza. A me ha fatto molto piacere l'introduzione del dottore prima, perché noi sentiamo che in questo momento negli ospedali c'è un grande bisogno di assistenza sanitaria e di riscoprire anche un po' il ruolo fondamentale che hanno gli infermieri, perché gli infermieri sono quelli che prendono in carica il paziente. E lo abbiamo capito in questo tempo del Covid, perché in questi anni di transizione sono stati anni particolari per la figura infermieristica. Siamo passati da anni di ausiliarità e dove spiccavano queste grandi figure. Noi a Napoli abbiamo una storia ed una tradizione, io mi sono appassionata molto anche allo studio della storia dell'infermieristica, e però ci sono state anche anni di missione di una generazione di infermieri che aveva
un diverso titolo di studio, per cui questo negli ospedali si è vissuto nel passato. Adesso abbiamo una generazione di infermieri con laurea, quindi siamo, come dire, in un passaggio completamente diverso. E questo passaggio non è stato percepito in pieno, forse totalmente dai cittadini e delle volte nemmeno dagli stessi operatori sanitari che ci sono nell'ospedale. E il Covid forse ha portato un po' alla luce quello che è il ruolo fondamentale che hanno gli infermieri insieme ai medici, insieme anche agli altri operatori sanitari. E quindi si sente la necessità di riscoprire anche il ruolo centrale che hanno gli infermieri, perché noi usciamo da anni di tagli indiscriminati di quelli che sono stati, che è stata la sanità, e per cui si è tagliato molto su quella che è l'assistenza. E credo che in questi anni, se ci fosse stata la nostra Elena Di Toro, avrebbe, come dire, con autorevolezza fatto sentire anche quella che è la sua. Il professor Zamparini nel suo intervento parlava di competenze. Esatto. Secondo lei, al di là dell'aspetto giuridico, legale, del mero titolo di laurea, quali dovrebbero essere le competenze? Quali sono le competenze agite dagli infermieri? Sono tante quelle che gli infermieri mettono in campo ogni giorno, e sono molto diversificate. Il problema è che adesso debbano anche essere riconosciute, perché non si può più pensare che un infermiere con solo 3 anni di formazione possa essere un tuttologo. Noi abbiamo necessità che le nostre specializzazioni siano riconosciute. Noi lo abbiamo visto, pensare che degli infermieri neolaureati potessero essere messi in prima linea nei reparti di terapia intensiva è stato un assurdo, insomma, in questo tempo. Molti si sono anche ammalati sul campo, perché chiaramente io vengo da una terapia intensiva. E un infermiere diventa autonomo non meno di con 2 anni di esperienza in una terapia intensiva, in una rianimazione. Quindi pensare che dei neolaureati potessero immediatamente essere messi nel mondo del lavoro ed essere proprio, come dire, spendibili, è stato un azzardo grosso che è stato fatto. Quindi, lei da donna, come vive la sua attività, richiamando sempre questa ombra generosa di Elena, e cosa vede oggi nelle donne nella sua attività? Cosa vedo? Questa è stata sempre una professione un po' al femminile fino agli anni 70, abbiamo tanti uomini. Beh, ci vuole un grande spirito di sacrificio, perché a noi non viene, come dire, risparmiato niente. È stato un periodo difficile, io lo vedevo a casa anche con i miei ragazzi, con i miei figli, quindi in questo periodo ho visto le infermiere, gli infermieri anche, ma soprattutto le mamme, questa difficoltà anche di non poter abbracciare i propri ragazzi. Come si fa a coniugare i propri figli? Quindi coniugare l'attività non è sempre semplice, coniugare questa professione con quella che è la vita familiare, difficile e dura, che non sempre però è riconosciuta, non solo dal punto di vista giuridico, perché o anche economico, questo lo farà il sindacato, proprio dal punto di vista di riconoscimento sociale. Se dovesse dare un auspicio a chi affronta adesso questa professione, a chi si accinge a diventare infermiere professionale, lei che cosa gli dice? Professionale non è più, infermiere. Infermiere, grazie per la correzione. Cosa direbbe a un neolaureato, a una neolaureata che appunto che sta per cominciare questa professione, questa attività? Che è una bella professione, che è una professione di aiuto innanzitutto, e quindi devono essere ben disposti, come dire, a prendersi cura dell'altro, e poi due ad essere disposti poi a studiare anche tutta la vita. Perché è ad aggiornarsi continuamente, e quindi adattarsi al cambiamento. Bene, grazie della sua testimonianza, professore, grazie per l'ospitalità. E allora, noi andiamo subito chiaramente a bomba, come si dice, sul tema che evidentemente riguarda questo manoscritto di Nicola Manna su una donna straordinaria. Io non ho avuto il piacere di conoscerla, ma ho necessariamente letto il libro all'inizio per lavoro, poi ve lo devo dire, mi sono appassionato e l'ho finito molto velocemente. E allora, Nicola,
tracciamo sì, sicuramente questa, la vita di Elena Di Toro. So che anche alcuni di voi qui astanti l'hanno conosciuta, l'avete conosciuta, e naturalmente perché hai sentito la necessità di scrivere questo libro, sì. Prima e creatura. Io innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti che in questa occasione, nonostante diciamo le varie condizioni contingentate che l'umanità, la società sta attraversando, avete avuto anche la pazienza di venire in questa occasione, e la vostra presenza mi riempie di gioia. Mi riempie di gioia anche perché con molti di voi ho condiviso parecchi anni della mia vita, sia quella lì professionale, perché vedo diversi colleghi con i quali abbiamo attraversato, come dire, vari periodi della nostra vita, e alla fine quando ritornò il professore Bruno Zambarelli, che nonostante che lui mi ripeta di abolire i titoli e di abolire il voi, il lei, e darci del tuo, per una questione, ecco, lui prima ha parlato della autorevolezza. È la persona che con il suo modo di essere, la sua professionalità, il suo modo di atteggiarsi con la vita, che impone la sua personalità e merita rispetto. E io, nonostante, come dire, non riesco ad accorciare dal punto di vista formale queste distanze. E la tua età. E io devo ringraziare proprio al professore Bruno Zamparelli, che quando è ritornato come direttore di quella struttura che era diventata parte integrante dell'AORN Santo Bono, Posillipon, che ha risvegliato in me questa passione sempre esaurita. Lui mi ha spronato a scrivere, a mettere in ordine tutti gli appunti, i documenti che nel corso degli anni ero riuscito a conservare. E vedo qui anche presenti due persone che io definisco le mie vittime, tra virgolette, perché quasi quotidianamente, in una maniera o nell'altra, vado nell'archivio e mi confronto, rubo notizie, capisco dei documenti, li fotografo, cerco di leggere, di interpretarli, e questo fatto fa sì che la mia vita, la mia nuova vita da pensionato non vada verso diciamo l'oblio, l'abbandono, ma va verso la ricerca, verso la possibilità, cioè, di trasmettere anche ai posteri delle situazioni che possono effettivamente andare nel dimenticatoio. Perché ho scritto questo libro su Elena Di Toro? E quando l'ho scritto? L'ho scritto innanzitutto in un momento particolare della storia dell'umanità, probabilmente questa generazione, la generazione mia e quella più prossima alla mia, non ha mai vissuto un momento di vera crisi sociale, identitaria. E in questo scenario in cui le nostre coscienze venivano messe a dura prova, venivano messe a dura prova i nostri ideali, il nostro modo di approcciarci con i nostri familiari, e vedere questi scenari lontani di una società che rimaneva chiusa nelle case e non si vedeva una via d'uscita, ogni cosa era controllata, e anche una nostra coscienza ci faceva rimanere in casa. Allora io ho pensato, e mi è venuto quasi di getto, e questo lo posso assicurare, perché io, a differenza di molti diciamo persone che si cimentano in questa arte, utilizzo la penna, e quindi
ho iniziato a scrivere con la penna, poi a cassare, a fare, rifare gli argomenti, i pensieri, e mi è venuto quasi di getto. Sono stati quasi 2 mesi in cui questi fogli si riempivano in continuazione. In qualsiasi cosa che facevo, cercavo sempre di fissare il pensiero che mi balenava, e così ho scoperto anche il vecchio e caro registratore, per cui quando non riuscivo a scrivere usavo il registratore per fissare queste immagini che mi venivano. E in questo periodo di così triste, io credo che noi dobbiamo iniziare a proporre le basi per una ripartenza, per costruire una nuova società. E al di là di tutti i discorsi, i ragionamenti, le idealità, le nostre convinzioni, quello che bisogna portare è l'esempio. E perché attraverso l'esempio ci può essere l'emulazione, la voglia, diciamo, di voler percorrere le stesse cose. Elena era questo, ed è questo, un esempio positivo di una donna protagonista, che è il contrario delle donne oggetto che purtroppo spesse volte noi vediamo utilizzate da questa deriva televisiva, in cui sono esposti nella macelleria mediatica questi corpi rifatti perfetti, e che servono, come dire, a soddisfare solo e semplicemente uno degli istinti primordiali della mascolinità, io definirei. E allora la donna protagonista che decide, giovanissima, parliamo degli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in una Napoli in cui c'era uno scenario descritto attraverso, e che noi conosciamo attraverso tanti libri, tanti filmati, tanti film, tanti documentari, questa Napoli bombardata, violentata, ma che aveva avuto la forza di reagire attraverso le 4 giornate e liberarsi da sola, e poi subire l'altra occupazione dopo quella tedesca degli americani, in cui questa giovanetta che 17enne partecipa a un progetto che riproposto nell'attualità potrebbe significare anche quel concetto, mettere in risalto quel concetto di solidarietà tra il popolo, e che è quello, un'iniziativa che furono i famosi treni della felicità, cioè questi ragazzi che venivano da Napoli, dalle province di Frosinone, altre, che avevano subito più di tutti le conseguenze nefaste della guerra, che questi treni, queste famiglie del nord che ospitavano questi ragazzi. La storia di Elena nasce da questa sua caratterizzazione verso i bambini, e non a caso prima creatura era il suo motto, qualsiasi cosa ci fosse, un malato, un'emergenza, prima e creatura, nasce da lì. Poi lei ha partecipato a questo corso organizzato dal professore Murano, quando l'Annunziata era una clinica pediatrica e svolgevano l'attività grandi professori, che io in una maniera romanzata qui dentro, raccontando la storia di Elena e raccontando la storia dell'Annunziata, ho cercato di ricordare quasi a tutti quanti: professore Lago Nonicro,
il professore Murano e tanti altri che erano lì presenti e hanno dedicato la loro vita professionale alla cura dei bambini, quando i mezzi a disposizione e le medicine, le cure erano spesse volte anche questione di un intuito personale. E noi abbiamo la fortuna di avere di quel periodo nella biblioteca storica dell'Annunziata circa 200 pubblicazioni che, grazie diciamo soprattutto a quei due signori che ho citato poc'anzi, vengono conservate in una maniera diciamo precisa e che sono a disposizione del mondo scientifico e culturale affinché ce se ne appropri, perché molte di quelle terapie sono ancora nell'attualità. Ecco Nicola, tu prima parlavi dei bambini, Recreature, puoi raccontarci un aneddoto che ben chiarisce l'idea di Elena durante il suo lavoro, qualcuno magari vissuto proprio insieme a te? Io voglio dire una cosa, perché parlare di Elena così in poco tempo è difficile, è complicato, però io voglio dire qual era il pensiero comune di Elena Di Toro. Tra le tante leggende che vi sono all'interno dell'Annunziata, vi è la leggenda della Madonna delle Scarpette. E adesso vi dirò anche che cos'è la Madonna delle Scarpette. Facciamo un attimino un passo al lato e diciamo che i bambini esposti, a proposito, qui abbiamo Tommaso che ha scritto una cosa precisissima. I bambini esposti, quindi i bambini abbandonati. No, esposito non significa esposto, ma esposito significa buttato, gettato. Quello che a Napoli diciamo ittata. Allora, questi bambini che prima, fino al 1875, sono passati attraverso la ruota e successivamente attraverso diciamo altri tipi di forme di abbandono, venivano chiamati i figli della Madonna. I figli della Madonna. Qual è questa Madonna, questa mamma di tutti i bambini che venivano abbandonati e che stavano lì perché avevano rispetto a, se fossero rimasti fuori, una possibilità di sopravvivenza? Chi era questa Madonna? E questa Madonna, una statua del 1600, una statua lignea che c'è ancora ben e che viene esposta il 25 marzo all'interno dell'Annunziata? All'interno della Basilica dell'Annunziata, secondo tradizione. Questa Madonna che ha i capelli donati dalle donne del quartiere, che ha una forma che è lignea e ha la possibilità di, come se fosse una marionetta, di assumere varie posizioni, c'ha un abito ricamato da queste ragazze dell'Annunziata a cui veniva loro insegnato l'arte del ricamo e perché diventassero appetibili per essere assegnate poi alle famiglie della borghesia o del nobilato napoletano affinché organizzassero i famosi corredi per le loro figliole. Allora, questa Madonna delle Scarpette, diciamo, che ha le scarpette, questa scarpetta che è una chianella di Positano, che gli artigiani di Positano dal 1600 in poi, il 25 marzo, vengono a consegnare a nuovo di voto, queste scarpette talvolta le troviamo consumate. Ma non è che vengono consumate, diciamo, progressivamente. La sera sono integre e la mattina sono praticamente come se avessero fatto decine di chilometri. Quasi un prodigio. Quasi incredibile, qui entra il discorso della fede e della tradizione. Però c'è di fatto che questa Madonna, la statua, quella Madonna,
è quella che protegge questi bambini. E tanti sono gli episodi che possono testimoniare. Elena Di Toro, soprattutto nell'ultimo periodo, per le persone che più le sono state vicine e l'hanno voluto bene, c'era questa sorta di accomunarla alla Madonna delle Scarpette, proprio per la sua opera. Guardate, qui c'è una foto sua i pochi mesi prima che finisse. Elena Di Toro non aveva una ruga, aveva questa pelle come se si rinnovasse, giovanile. Parli di questa? Esatto. Troverete, chiaramente io fermo un attimo Nicola per dire anche che c'è per voi un pensiero da parte di Nicola alla fine di questa chiacchierata insieme. Verrete omaggiati della copia del libro che ha scritto Nicola all'ingresso. La copia, evidentemente la foto di cui parlava Nicola è questa. Beh, effettivamente sì, sembra davvero sì, no, che il tempo non sia passato. E come dire, Elena ha dedicato la sua vita a favore degli infatti, ha svolto la maggior parte della sua attività. Abbiamo qui Mauro Carpentieri, che è stato tanti anni con lei, oggi è primario della terapia intensiva dell'università, della terapia intensiva neonatale dell'università, e lui conosce bene la dedizione, la professionalità, il suo modo di atteggiarsi nei confronti della sofferenza di questi bambini, che poi, se non ci stanno queste persone, chi è che effettivamente riesce a tutelare? Allora, lei, voglio portare un piccolo esempio, lo descrivo utilizzando dei famosi paraustilli all'interno del libro. Lei, c'è un bambinello che oggi ha la mia età, che si chiama Armando, che è stato praticamente cresciuto, adottato da Elena Di Toro, e Elena gli ha consegnato, oltre la vita, anche la sopravvivenza, perché la vita è l'elemento fondamentale, perché se non c'è la vita non ci sta neanche il segreto della vita. E poi c'è la sopravvivenza fatta da situazioni materiali, il sopravvivere perché hai bisogno di un abito per vestirti, del mangiare perché devi andare avanti. E lei ha cresciuto questo bambino, questo, e tuttora io ho cercato di contattarlo, però lui non ci sta per altri tipi di problemi, perché poi intanto si è creato una famiglia, è diventato, come dire, anche lui un papà, eccetera. Io, come dire, questo era uno degli esempi. Però, delle creature, uno dei bambini cresciuti da Elena. Però io volevo chiederti, sì, anche scusa, in conclusione, che l'aspetto che io penso sia più importante rilevare dal libro, tu hai parlato di esempio, e noi a breve, adesso che terminiamo, lo leggeremo direttamente nel libro. Ma quando intendi l'esempio di Elena Di Toro dal principio di solidarietà a un principio, sì, di sussidiarietà per la società, esattamente a cosa ti riferisci? Io mi riferisco a questa coscienza che, come dire, deve essere pregnata da un termine che sintetizza tutto, l'empatia, cioè prendersi cura degli altri, per trovarne attraverso, diciamo, il benessere degli altri anche il benessere personale, perché credo che prestare un'opera di solidarietà verso gli altri, alle volte, cioè, rimaniamo soddisfatti pure noi. Io amo citare spesse volte un piccolo esempio di un famoso scrittore russo che si chiama Tolstoi,
il quale ci racconta che questa nobile russa aveva organizzato una cena per raccogliere dei fondi per i russi, per le famiglie russe che stavano in difficoltà. Dopo la cena si trattiene con la sua migliore amica per discutere, per chiederle come fosse andata la serata, se i soldi che erano stati raccolti riuscivano a soddisfare le esigenze di queste famiglie, e parlavano, stavano nella carrozza e non si accorsero che il cocchiere che stava sopra era morto, perché loro discutevano a meno 40 gradi. Lui che cosa ci vuole dire? Che è facile fare la solidarietà quando noi pensiamo a dei mondi lontani. Noi ci appaghiamo la nostra coscienza quando facciamo la donazione del bambino che sta in Africa e poi non ci accorgiamo del povero che sta sotto casa nostra e che ha bisogno immediato e quindi di un intervento diretto. Io l'ultima cosa che voglio dire, perché poi come dire, vi voglio parlare un po' della struttura del libro, che è composto da un primo capitolo in cui si intreccia in una maniera, come dire, proprio che non si può dividere, la storia di Elena Di Toro con la storia della Real Casa Santa, questa struttura che è nata nel 1300 e che si sviluppa nel corso dei secoli, diventando contemporaneamente il monumento della magnificenza, della pietà probabilmente per quelle classi dominanti che avevano affamato il popolo, rendendolo nelle condizioni, diciamo, estreme, per cui se nasceva la ruota nasceva perché c'era l'esigenza di portare i bambini in un ricovero. E come dire, nel corso degli anni abbiamo delle tantissime testimonianze che attraverso quella ruota sono passati e si sono salvati centinaia di bambini. Allora, in questa struttura di questa dell'Annunziata, che parla della parte monumentale, anche di tanti come dire, avvenimenti che poi sono andati nel dimenticatoio, come per esempio la festa di Santa Barbara, perché lì c'era una statua, un busto di Santa Barbara che oggi sta al Maschio Angioino. Non svegliamo però troppi dettagli del libro, mi raccomando, perché devi lasciarci il piacere. Sì, sì, no, voglio completare. E quindi anche queste storie. Sì. Poi c'è un secondo capitolo che è una sorta di messaggio che ci lascia Elena Di Toro, che come se lei ritornasse in una di quelle case di campagna che si sentiva parlare dai famosi cavalieri che andavano a controllare i bambini che venivano dati in affidamento nel Frusinate. E quindi questo messaggio di amore in una società, diciamo, anche di origine contadina, della coltivazione del grano, quando si faceva il pane, che era una festa per tutta la comunità che vi partecipava, e che ci lascia questo grande messaggio di amore, e che io, come dire, ho voluto trasmettere affinché chi legge quel libro possa poi trasmettere. Poi, per le cose che diceva il professore Zamparelli, a proposito, professore, io grazie a Tommaso e a Giuliano ho trovato dei vostri articoli degli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, sulla rivista La Rota, che ho ben conservati, e quindi appena possibile
ve ne faccio una copia. E... il che ci fa capire che c'è un prossimo lavoro in atto. Sì. E allora, Nicola, concludiamo il nostro, sì, concludiamo. Poi c'è il terzo capitolo che parla della storia dell'ospedale dell'Annunziata. Benissimo. Questa cosa che nasce nel 400 con la regina Giovanna e che praticamente finisce nei giorni nostri, in cui resiste in un, come Davy Crockett a Fort Alamo, un solo reparto di pediatria di fronte, come dire, a tutta un'altra struttura e l'incapacità fino ad oggi di presentare un progetto di trasformazione. E allora il messaggio che raccolgo da parte del professore, che è quello lì, di riunire le intelligenze, le persone che amano questa struttura, perché possiamo realizzare una fondazione o una struttura similare che affianchi gli elementi istituzionali di gestione e dare un contributo di idee. Io voglio concludere questa mia piccola chiacchierata ringraziando tutti, ringraziando in modo particolare il dottor Ciro Carbone, che si è innamorato subito di questa opera. Uno, perché conosceva Elena Di Toro in una maniera diretta, uno perché, diciamo, sono riuscito senza tanta fatica a convincerlo di portare questo esempio anche per le infermiere, per le attività infermieristiche, perché avere una collega come Elena Di Toro è un motivo di orgoglio. E, come dire, vi ringrazio, dopo vi distribuirò una copia, anche grazie al finanziamento che ci ha dato l'OPI, una copia e all'ingresso vi aspetta una copia per tutti i partecipanti. E allora, Elena, grazie Nicola, grazie a voi per essere stati con noi in questa chiacchierata. Elena Di Toro ci sia d'esempio. Grazie e arrivederci a tutti.